credo sia contentissimo Zeman per come è andata nell'arco dei 90 minuti. No, penso che non eravamo più abituati a giocare, si è visto, c'era un po' troppo confusione, non era molto ordinato per tutta la partita. Poi, che subiamo palle alte si sapeva, anche perché non abbiamo le altezze per poterci arrivare, e subiamo un gol. Però la cosa che abbiamo notato vedendo la partita, intanto sui gol subiti, Pescara molle sulle seconde palle in area di rigore, dopo due interventi di Plizzari, due gol sulle ribattute. Poi il Pescara non ha fatto il Pescara in fase propositiva, o meglio l'ha fatto solo in occasione del gol del 2-2. Sì, ci è riuscito poco perché abbiamo giocato sempre lungo, da lontano, dentro l'area di rigore per noi è difficile, non abbiamo né poi la sponda fuori né tiro di testa. Abbiamo sbagliato tanti cross perché non sappiamo crossare, ma quello è genetico. Cosa si sente di dire a questo ragazzo che è al nostro fianco, a Marco Delle Monache? È importante che ha fatto gol, poi il discorso è che dovrebbe essere più attivo e in fase difensiva e in fase offensiva, però se uno fa due gol non ci puoi dire niente. Il due cambi ad inizio secondo tempo, i due centrocampisti sostituiti, mi riferisco a Palmiero e a Cragia per Mora e Aloy, non era contento o era un regolare turnover? Ma noi eravamo messi male il primo tempo come centrocampo, nel senso che o tutti e due erano a sinistra o tutti e due a destra, e Palmiero non aveva poi riferimenti dove giocare. Quindi significa che potrebbe cambiare qualcosa per lunedì? Vediamo, abbiamo domani allenamento, poi si vede altri due giorni. A conti fatti è contento del 2-2? Il primo tempo pare, poi vediamo se riusciamo in casa a giocare meglio sul nostro campo, che è un po' più grande e siamo più abituati. Ha preso dei 4 gol del Cerignola al Foggia? Vabbè, la terza sconfitta di Foggia con Cerignola, per me, perché c'è più entusiasmo a Cerignola che a Foggia. Chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio: seppur nei minuti finali, ma alcuni cambi sono stati indicativi, nel senso che Giabua sembra essere uscito dalle rotazioni e soprattutto Cuppone preferito a Vergani come cambio di Lescano. Vabbè, io volevo uno più mobile perché ormai eravamo a giocare solo sulla ripartenza, e Cuppone è bravo in ripartenza, anche se ultima invece di correre verso la porta corre verso la linea laterale, però è più mobile, quindi bisogna cercare di sfruttare quello. Purtroppo non l'ha fatto, anche perché in un minuto è difficile farlo. Una domanda da studio per Zeman e poi dobbiamo salutarlo, ho l'auricolare quindi riferisco io a Zeman. Fabio, no, io al mister volevo chiedere se è più rammaricato per i due gol presi o per il fatto che magari i nostri due o tre giocatori più tecnici, più di qualità oggi sono stati un po' sottotono, mi riferisco a Raffià e Merola. Tanto Zeman ha fatto brutto a Fabio Ferraresi dicendo che è troppo lunga la domanda, me l'ha detto all'orecchio sinistro. Chiede Fabio Ferraresi se è più arrabbiato per i gol subiti o perché gli uomini di qualità della sua squadra erano un po' sottotono. Ma perché devo essere arrabbiato? Io sono convinto che possiamo e dobbiamo fare meglio, ecco, non è arrabbiatura. Penso che si rendono conto anche i giocatori che non hanno fatto quello che potevano fare.